Et quand elle m'a ouvert la porte de la chambre, j'ai senti comme quelque chose de magique. L'émotion était trop forte et j'ai pleuré un peu. Il fascino onirico profondo di questi luoghi è proprio un po' nella loro irregolarità. Quando abbandoni una cosa, tu offendi la natura. Daniele comunque non è il classico imprenditore. Io ho fatto questo investimento perché Santo Stefano meritava di non morire. L'abbiamo fatta! La vera domanda tremenda, quelle domande a cui non torno indietro, è come mai sono un po' da solo in questa cosa. In qualche maniera questi sono luoghi senza tempo. Sono belli, ma soprattutto sono emozionanti. È pietra, la nostra pietra.